andata? Molto bene, direi che tra le fiere che abbiamo fatto, questa è la quarta, secondo me è stata la migliore. Siamo soddisfatti dell'evento del Gran Galà, pubblico molto molto attento, selezionato, devo dire la verità, è stato un bel weekend. Sì, c'è stata una bella partecipazione, le visite sono state parecchie. Direi un feedback assolutamente positivo e speriamo, insomma, che sia di buon auspicio per l'Hi-Fi. Sì, c'è stata buona affluenza di pubblico e siamo soddisfatti. Questa fiera qua ci ha permesso di avere un rapporto molto bello con i clienti, interattivo. È stata una fiera interessante sia dal punto di vista della quantità di appassionati che sono venuti a trovarci che del tipo di pubblico che mediamente molto interessato. Insomma. E abbiamo constatato con piacere quanto affetto è intorno a Giulio Cesare e quanto è affetto è intorno all'Alta Fedeltà. Sabato 21 e domenica 22 ottobre all'hotel NH Fiera Milano è tornato il Gran Galà dell'Alta Fedeltà, organizzato da Giulio Cesare Ricci, che ha celebrato per l'occasione i primi 40 anni della sua casa discografica Phoné, con la pubblicazione del suo primo CD in formato Ultra HQ. 12 le sale a disposizione, di cui 10 suonanti, alcune con più sistemi, come la sala del Tempio, con diffusori Usher e Vienna Acoustics, con 3 amplificatori integrati che venivano alternati con lo stesso sistema di altoparlanti Usher, oppure Luxury con diffusori Raido e numerosi diffusori Revival Audio, oppure ancora i 2 sistemi ad alta efficienza LAO con elettroniche MSB. Poi ci sono anche sale con un solo sistema, ma per questo non meno interessanti, come la sala di suono e comunicazione con i diffusori Brodmann e le elettroniche Climo e Micromega, Norma con i diffusori Atlantis Lab, Aurora con diffusori a torre ed elettroniche molto particolari, la sala con pre e amplificazione Master Sound con diffusori Bowers & Wilkins e giradischi Rega, la sala con diffusori Sigma Audio e elettroniche Canever e infine MP e High Fidelity con elettroniche Acuphase, diffusori magnetodinamici Fonica e subwoofer Klipsch. In tutti i casi, cosa abbastanza inusuale per una fiera, proporzioni, posizioni d'ascolto e acustica delle sale sono stati tutti di altissimo livello. E infatti i commenti dei visitatori e soprattutto degli espositori, come visto in apertura, sono stati tutti super positivi. Buona parte del merito è sicuramente della location, ma anche di Giulio Cesare Ricci, che si è diviso tra dimostrazioni musicali, degustazioni di caffè Lavazza offerto gratuitamente a tutti, come anche di Chinotto Neri, l'eccellente gelato Rivareno, il cocktail Stregotto che veniva offerto all'interno della sala di Giulio Cesare e il CD dei 40 anni di Phoné che veniva omaggiato a tutti quelli che avevano votato la migliore sorgente nel contest creato dallo stesso Ricci. Com'è andata? Molto bene, direi che tra le fiere che abbiamo fatto questa è la quarta, secondo me è stata la migliore. La sala ha risposto veramente bene. Le proporzioni della sala erano giuste, il suono che abbiamo tirato fuori, pur avendo poco tempo, mi è piaciuto un sacco, quindi siamo pienamente soddisfatti tutti. E ti do ragione, perché quindi, è piaciuto molto anche a me e a molte altre persone. Bene, sono molto felice di questo. E col tempo che si è a disposizione, che è sempre poco, allestire degli impianti complessi non è facile. Qua, secondo me, il risultato ottenuto iniziava a far percepire bene le potenzialità dei nostri sistemi e le potenzialità indiscusse delle elettroniche, che sono al di sopra di ogni sospetto, quindi c'è un forte aiuto dalla parte elettronica anche nel suono ottenuto. E dove è possibile ascoltare? Allora, noi abbiamo una sala demo principale, che è la sala ufficiale, che è a Stezzano, dove produciamo anche diffusori. E poi ve lo trovo. Assolutamente, e lì abbiamo in demo eventualmente tutti i modelli disponibili, quindi Oxygen 1021, Oxygen 821, Future, Bad Girl con il loro sub Bad Boy. A Ferrara invece, quella è casa mia, però è sempre aperta chi vuole ascoltare, e lì è disponibile l'impianto multicanale, quindi c'è un 7.2 con le Oxygen 821 e doppio sub da 15, il centrale Oxygen Voce, Oxygen 821 come surround e Bad Girl come back. E allora mi sa che ci vediamo presto. Quindi quella è... Eh sì. È un living, non è una sala dedicata purtroppo, ma è interessante e divertente. Bene, allora a presto. Sì, bella sala anche a noi, insonorizzata bene, stranamente però suona, devo dire la verità, suona. Abbiamo 2 catene, la prima con Raido C3.2,
con amplificatore Pyrium Audio Leonidas, bianco in edizione unica al mondo perché è un one off che abbiamo fatto fare noi, con sorgente digitale della Technics, Super Audio, streamer e quant'altro. E poi abbiamo tutto, ovviamente tutta cablata Siltec con i nuovi cavi della Siltec. Poi abbiamo l'altra catena completamente tutta Revival Audio, quindi tutta la famiglia Revival che ti piace tanto, quindi l'Atalanta 5, l'Atalanta 3 e la nuova gamma Sprint 3 e Sprint 4, che sono un pochettino più economiche rispetto alla serie Atalanta, con amplificatore della Moon River. Bel suono in entrambi i casi. Siamo soddisfatti dell'evento del Gran Galà, pubblico molto molto attento, selezionato. Devo dire la verità, è stato un bel weekend. Ci siamo divertiti come sempre, siamo sempre presenti. Senti, i prossimi appuntamenti per voi dove? I prossimi appuntamenti sono entrambi su Roma, sia Gran Galà sia ai fideli di Roma. Quindi siamo sia 11 e 12 novembre Gran Galà e 25 e 26 ai fideli di Zaini a Roma. Altrimenti Caserta, e presto ci sarà anche una novità, poi ve lo sveleremo. Wow. Molto presto, okay. Ok? Vi aspettiamo. Grazie, grazie, grazie a te, ciao ciao. Sì. E mi racconti cosa c'era in questa sala? Bellissima. Allora, in questa sala... Dove c'era sempre questa montagna di persone. Sì, è vero, in effetti... Quindi sarete, immagino, soddisfatti. Sì, c'è stata una bella partecipazione, le visite sono state parecchie, la nostra configurazione qui è strutturata con il nuovo DS2 come sorgente digitale, quindi la nuova sorgente con il nuovo DAC proprietario Norm, che è un DAC ingegnerizzato e sviluppato dall'ingegnere Rico Rossi con una topologia originale che non si basa su chip tradizionali, quindi una cosa totalmente Norma side, cioè okay, realizzata all'interno di Norma. Poi abbiamo il pre-SC2 e i finali monofonici 160 mR della serie Revo. Il tutto era, insomma, anticipato dall'Inuos Zenith Mark III, che era, insomma, lo streamer che poi dopo, insomma, certo, trasmetteva. E i diffusori? I diffusori erano le francesi Atlantis Lab, che ci accompagnano da un sacco di tempo e ormai dal 2020 sono, certo, sempre con noi e in qualche modo si, sì, sposano molto bene con, sì, sì, il suono dinamico e ricco di Norma, e è un matrimonio perfetto, insomma. Sì. Innanzitutto un bilancio di questi due giorni. Ma io direi positivo, siamo stati molto felici di venire da Giulio Cesare per festeggiare i suoi 40 anni, collaboriamo con lui già da anni, facciamo già anche altre sue manifestazioni e devo dire che sono sempre di grande qualità. Il pubblico è di qualità, si ferma, chiede, quindi direi un feedback assolutamente positivo e speriamo, insomma, che sia di buon auspicio per l'Hi-Fi. Senti, la nostra sala l'ho molto apprezzata, grande, bel setup, bella scena, timbrica, immagino sarai soddisfatto anche per il risultato, o no? Ma ti ringrazio molto e sono sempre ben accetti i complimenti dopo tutta la fatica. E sì, devo dire che siamo sempre molto, penso un po' tutti noi operatori siamo sempre molto indecisi finché non fai play, no? Perché per quanto tu conosci gli oggetti, magari qualcosa cambi, qualcosa però te lo porti nelle altre fiere, però c'è sempre quell'incertezza di non ottenere quel qualcosina in più che magari fa fermare le persone a chiederti il perché, il per come, a farti complimenti. Venerdì sera non eri molto fiducioso. No, devo dire che questa volta forse è stata la volta in cui ero più indeciso e forse è stata quella in cui ho avuto più feedback positivi, quindi forse non ci capisco nulla del suono. No, dai, comunque scherzi a parte, alla fine è andata bene, speriamo, insomma, di continuare così e che a qualcuno sia piaciuto e che l'azienda, insomma, possa essersi presentata nel migliore dei modi. Beh, ricordiamo, avevi un setup con diffusori Bowers 803, se non sbaglio. Sì, 803, la versione D4. E, sì, e poi avevamo un giradischi della Rega, il P8, sì, con una puntina MM Rega Exact collegata direttamente al nostro preamplificatore PHL5, che è il nostro preamplificatore di ingresso, collegato direttamente all'ingresso fono che c'è a valvole dentro a questo preamplificatore, quindi un impianto anche abbastanza semplice. E poi abbiamo presentato in anteprima di fatto mondiale, dopo averli presentati in forma statica a Monaco, i nuovi finali booster
da 80 watt in classe A single end, quindi insomma una grande potenza e insomma le BMW la richiedono. La BMW è un bel carico reattivo tra le altre cose, quindi non è proprio semplicissimo. Assolutamente, l'ambiente è anche grande, sì, diciamo che loro si sono dati da fare anche nei momenti in cui abbiamo messo dei pezzi molto dinamici. Il risultato è stato molto, molto importante, insomma molto bello, credo. Il bilancio direi ampiamente positivo rispetto alle abitudini degli anni precedenti, direi che sì, c'è stata buona affluenza di pubblico e siamo soddisfatti. Anche la sala è notevole, cioè diciamo che il livello è molto alto generale, sì. Ma in particolare la tua, con diciamo che un rapporto prestazioni, prezzi sicuramente molto alto. Beh, io non posso che essere d'accordo, evidentemente, però devo dire che i commenti di chi esce dalla saletta sono positivi, i commenti che ho letto in giro sui social sono positivi per la grandissima parte, per cui pensiamo di aver lavorato bene sia Dimitri che io, che abbiamo fatto la saletta insieme, Full Music e MGP Audio, siamo contenti anche del risultato, sì. Allora, l'impianto è composto da lettore CD e amplificatore Cora, che sono un marchio francese di recente importazione da parte di Mayfield Music. Sono macchine con circuitazioni particolari, ibride, valvole e stato solido, che hanno delle caratteristiche sonore, secondo me, molto valide e un po' fuori dal comune. Per quanto riguarda i diffusori, invece, sono i miei Pinon Audio, il modello Jasper 25, che è il top di gamma. Arrivano dalla Polonia, componenti Scanspeak e Levelator, quindi siamo decisamente su componentistica di alto livello. E poi cavetteria, ci sono cavi Vovox che è tornato ad importare Mayfield Music dopo anni. E poi direi che in linea di massima questo suonava. Abbiamo voluto usare un impianto molto semplice, appositamente, quindi né streamer né niente. CD, amplificatore integrato, diffusore, e rifinisce il nostro impianto. Beh, tra le sale, forse è la sala più bella, guarda, non ho paura di dirlo, è la tua. Grazie. Un diffusore importante, un bel setup, ma non è stato facile, mi dicevi. No, non è stato facile, c'erano alcuni parametri da rispettare, abbiamo fatto un posizionamento un po' anomalo, anche se diciamo il near field con le casse molto incrociate aiuta a sentire poco i riverberi della stanza e più i suoni diretti. Ovviamente il campo dove si sente bene è limitato, però quei pochi che sentono bene stanno impiantati lì, non mollano la sedia neanche sotto pressione. Bisogna mettere i tipici brani svuota sala, ecco. Ecco, non è facile, no. Comunque questa fiera qua ci ha permesso di avere un rapporto molto bello con i clienti, interattivo. C'è calma di girare le sale, non ce ne sono tantissime, quando uno può prendersi il suo tempo e vivere l'esperienza un po' come l'impianto fosse suo, scegliendosi anche qualche canzone. E noi siamo qui appunto per far sentire qualcosa che sia di ispirazione per tutto il mondo dell'alta fedeltà. Dobbiamo cercare di dare il miglior suono, non è che veniamo col diffusore quasi top della mia linea perché punto a vendere quello, è che facendo sentir bene nascono degli amori, degli amori per l'alta fedeltà nascono, ma anche per l'home cinema. Quando vai in un posto e vedi un qualcosa di fatto bene ti rimane come un obiettivo per la tua vita, e avere un indirizzo dove andare è di più che cercare a vuoto. Quindi avere il posto, la cosa che ci è piaciuta, fa sì che un giorno torni su quel desiderio. Ovviamente il giorno della fiera non è il tempo giusto per comprare, ma è il tempo per ispirare. Noi abbiamo portato il 3-vie Orchestra 2.9, che è un 3-vie basato sul Twitter di Yale e i suoi partner, il midrange alnico da 22 cm, con il cono in carta, e il woofer da 15 pollici che usiamo anche sulle matte. Infatti è il diffusore più vicino al suono delle matte della mia produzione, e con la sua sensibilità permette di andare sia con amplificatori a valvole, a stato solido e ibridi come nel caso di oggi,
che avevamo quasi tutto a valvole tranne un paio di stadi dell'amplificatore che sono a stato solido. E l'impedenza è sugli 8 ohm, quindi relativamente facile, non ci sono moduli di impedenza con grosse variazioni. E il crossover a 6 dB, cerchiamo di mantenere la fase nel minimo possibile di scarto fra il più e il meno, e siamo dentro chiaramente a quelli che sono i canoni del classico crossover a 6 dB. È un diffusore che si presta anche a infinite regolazioni con i tre mobili che possono cambiare l'allineamento temporale, tutti disaccoppiati l'uno dall'altro, quindi oggi abbiamo scelto un tipo di allineamento che andava bene per questa sala qua, per alcune posizioni dove il fuoco era perfetto. È sempre un compromesso fare una fiera, cerchiamo di farla meglio che si può per tutto il mondo dell'alta fedeltà, dobbiamo tutti cercare di fare suoni sicuramente diversi uno dall'altro, ma che piacciono, che colpiscano al cuore. Ma dove possiamo ascoltarle qui in Italia? Le tue... Qui in Italia ci sono da Audio Graffiti, stabili l'Orchestra 2.9, altri negozi a Padova e in Sicilia, a Ragusa, da Audio Essence. Ci sono i miei prodotti e in altri posti a volte ci sono, a volte no. Dove so che adesso ci sono, nord e sud, e altri su richiesta. A disposizione. Grazie, grazie a te e buona musica. È stata una fiera interessante sia dal punto di vista della quantità di appassionati che sono venuti a trovarci che del tipo di pubblico che mediamente è molto interessato, insomma. Quindi ha fatto piacere sia da un punto di vista che dall'altro. E com'è questa decisione di puntare su Broadman e non Kudos, per esempio? Beh, sì, perché era un po' che non le faceva sentire in una manifestazione. Perché diciamo che quando abbiamo cominciato a lavorare le abbiamo portate a spasso spesso per farle conoscere, poi ovviamente non essendo un'azienda che fa diffusori di mestiere non fa un modello nuovo ogni 3 giorni. E quindi ovviamente poi si tende a portare cose nuove, di marchi nuovi che magari si inserisce in catalogo, però insomma ogni tanto farle riascoltare è piacevole, anche perché è un diffusore diverso da tutti gli altri, molto particolare, e quindi merita essere conosciuto, è un'esperienza di ascolto diversa. Quindi normalmente si tende anche a farle sentire in ascolti un pochino più prolungati e tranquilli, quindi magari nello showroom o in un negozio, perché essendo un diffusore molto diverso dagli altri va anche capito un minimo. Ha bisogno di essere ascoltato non 2 minuti e poi ci si alza e si va via. Però c'è da dire che in questa occasione il pubblico è stato molto interessante, proprio perché si è fermato, ha ascoltato diverse cose, anche diversi generi con interesse, e quindi positivo anche dal nostro punto di vista, perché per la manifestazione in generale. E di elettronica cosa? Allora, qui è tutto climo, quindi sorgente analogica, quindi a giradischi, braccio, testina, climo, preamplificatore fono, preamplificatore linea e finali, sempre tutto climo, e cablaggi praticamente tutto climo, anche quello. CD, un vecchio oggetto mio personale, in questo momento che si fa un po' fatica a trovare dei CD di qualità alta, si rispolverano le vecchie glorie, e quindi questo è un CD che ha 30 anni, ancora una macchina molto molto interessante. Tavolini, anche quelli che in un sistema di questo tipo sono comunque importanti, sempre climo anche quelli, per cui diciamo che parte diffusori potremmo dire che è un sistema clima, insomma. Senti, elettroniche, climo, diffusori Broadman, ma anche Kudos qui che è portato in posizione statica, dove li possiamo ascoltare qui in Italia? Probabilmente la prossima manifestazione che faremo, che è quella di Padova, quindi sempre Gran Galà di Padova, esatto, quindi molto probabilmente lì. Adesso purtroppo con gli inglesi in questo periodo c'è da impazzire più del solito, perché consegnano poco e quindi a volte sei anche costretto a fare con quello che hai. Per cui se si può, volentieri, perché è un oggetto molto interessante, fanno una linea di diffusore veramente molto molto bella. Molto bene,
Grazie ancora. Di niente, grazie a voi e a tutti quelli che hanno organizzato la manifestazione, che è stata veramente molto bella. Complimenti. Senti Dario, che hai portato allora qui? Non lo c'hai? Dai, 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 che ce la puoi fare. Dai. Allora, abbiamo portato nella giornata di domani, sabato, abbiamo pensato di portare tre integrati top. Ah sì? Almeno che come tre integrati? Tre che contraddistinguono il nostro portfolio, che sono la SR Mitter 1, con l'alimentazione separata e la seconda alimentazione separata per lo stadio a batteria. Il V12, ERV12, molto bello anche esteticamente, ricorda proprio questa architettura come se fosse un motore 12 cilindri. E poi abbiamo portato il BAT VK80i, Balance Audio Technology, è una perla, una bellissima chicca. E quindi li cambi durante la giornata? Sì, faremo tre ore, e li sentiremo tutti e tre, sempre con le stesse casse che sono le Usher TD10 col tweeter in diamante, sono molto imponenti, non andremo a volumi sostenuti. Ok. Però questo ce lo riserveremo poi la domenica, perché la domenica, come tu puoi vedere, lì abbiamo una robettina così. Esatto. Che meraviglia. È il Plinius RA Reference 300, questo è un bellissimo apparecchio appena nato relativamente, perché un anno che è in commercio, e lo piloteremo con le R912 e con le Vienna Acoustic Levis Grand, di cui abbiamo avuto modo di parlare. Sorgente invece che c'hai? Abbiamo sia Lumin che Matrix. Avendo diciamo così, avendo presenziato anche con i Lumin e Matrix l'evento di Prinzio, sì, Bacco, tabacco e vinile, siamo sguarniti, perché abbiamo mandato l'X2 Pure Matrix, sì, e il P1 l'abbiamo mandato a Di Prinzio. E quindi ci troviamo purtroppo a dover, che sempre una bellissima macchina, sì, però un medio livello, l'Element M2. Vabbè. E avremo anche però nella seconda configurazione avremo il Lumin T3, un'altra bella macchina, tutte belle macchine. Allora ho messo tre driver, cioè tre tweeter identici, perché per non alterare la fase della risposta, né la risposta acustica dei singoli componenti, in maniera da ottenere questo suono sferico che stavo dicendo, no? E ogni tweeter l'ho reso regolabile. Questo si regola e quello si regola. Perché? Perché quando andiamo a posizionarli in ambiente, chiaramente un ambiente diverso dall'altro, abbiamo delle riflessioni, eccetera, la grandezza della camera, eccetera. Però il punto focale è questo. Cioè, io non volevo in questa maniera qui, perché ci sono stati dei diffusori omnidirezionali, eccetera, eccetera. Ma cosa succede? Succede che perdiamo il fuoco centrale. Suonano molto alla Beatles, per capirci, come le vecchie incisioni, cioè destro, sinistro. Io invece volevo mantenere il fuoco centrale, perché è fondamentale, secondo me, la scena sonora di un impianto esterno. Perché, l'ho già detto e lo ridico, state attenti, perché sul timbro possiamo sempre opinare, perché se c'è qui un violinista, se lei è in prima fila lo sente in una maniera, timbricamente, lui che è nell'ultima fila lo sente in un'altra. Ma su quello su cui non possiamo discutere è la posizione che lui aveva nello spazio. Bene, abbiamo terminato questi due giorni del Gran Galà di Milano per il 40° di Fonè, e devo dire che sono personalmente sono molto contento, molto felice. E di come è andata, chiedetelo alle aziende, perché voglio dire, è più obiettivo. Gli appassionati, ecco una cosa però devo dire, che tantissime persone mi hanno fermato e mi hanno detto, ecco, un clima veramente molto umano, molto sereno, molto speciale. Grazie per tutto questo, perché in queste condizioni siamo stati bene e abbiamo potuto ascoltare gli impianti con l'attenzione giusta. E poi tutti i brindisi, dal chinotto, lo stregotto, il caffè, il gelato. Una bella festa. Comunque, per quanto riguarda Milano, domani vi comunicherò la data dell'anno prossimo, così almeno ci si organizza in tempo utile.
e ora subito al lavoro per Roma. E Roma è praticamente l'11 e 12 di novembre, abbiamo il Gran Galà di Roma, sempre allo Sheraton nel Parco dei Medici, e poi naturalmente Padova a fine novembre, mi sembra il 21 e 22. Ora 25 e 26. 25 e 26, scusate, sono un po' stanco perché voglio dire. Poi, come mi ha detto un uccellino stamattina, girava voce che mi devo ritirare, capito? Però non so a chi si riferiva, se a Giulio o a Cesare. Quindi però girava voce che dice, ma sai, a una certa età, quindi si ritirerà. Ecco. Vi assicuro che sto bene, ecco, quindi sono in salute. Ora non voglio fare battute fuori luogo da livornese, eccetera. Ecco, e quindi così siamo. Sono contento perché l'alta fedeltà è viva, e quindi evviva l'alta fedeltà, e la fedeltà è viva. Grazie per tutto.